Con il Paralino di Valdagno per questo recupero della giornata numero 24 del massimo campionato di A1 di hockey pista, sfida numero 70 tra il Follonica e i biancoazzurri dell'Hockey Valdagno 1938. Entrambe le formazioni che arrivano da questa sfida con alle spalle una vittoria casalinga. Valdagno che si è rifatto dopo il fasso falso contro il centro Viareggio battendo Scandiano in casa 7-4, mentre Follonica ha fermato proprio il centro alla pista Armenia, il Capannino. Il bilancio di questi 70 incontri: 16 vittorie, 7 pareggi, 11 vittorie del Follonica. Intanto un mio, direi anche nostro, saluto personale doveroso alla voce del Follonica, Enrico Giovannelli, giornalista e commentatore di alto profilo. Ho avuto il piacere di conoscere di persona lo scorso anno a Follonica durante le finali nazionali giovanili. Enrico, spero ci stia seguendo in diretta, buon divertimento anche a te. Intanto con Roberto Bauce, buonasera Roberto, andiamo a vedere, andiamo a inquadrare un attimo la partita, non facile stasera, qui è dura. Sì, grazie Domenico, a inquadrare ci pensa il nostro Marco Silvestri con la regia di Marco Zen. Per me invece questa è una partita che sa sempre un po' speciale, perché molti ricordi con il Follonica, molte battaglie. Questa sera motivo in più, perché Follonica che vuole mantenere il suo sesto posto tenta anche l'aggancio ai danni nostri, perché con due partite da giocare, 6 punti di distanza, tutto può succedere, come può succedere di tutto per il Valdagno per agganciare il terzo posto. Davanti c'è Viareggio e Braganza, e Braganza una partita in più, quindi bisogna vedere anche la classifica avulsa e differenza reti. Come dice James Bond, il domani non muore mai, quindi bisogna andarci a provare assolutamente per entrambe le formazioni. Intanto andiamo a vederle queste formazioni con Follonica, il numero 14 e il portiere Giovanni Menemichetti, l'altro portiere il numero 1 Gabriele Astorino, il 5 Davide Banini, come direbbe Giovannelli, il numero 8 Stefano Paghi, il 7 Federico Pagnini, il capitano, il 4 Francesco Banini, il 6 una vecchia conoscenza qui Mario Rodriguez, argentino, il 96 David Gelma Pazza, spagnolo catalano classe 94, il numero 2 un classe 2001 Serse Cabella, il numero 9 Marco Pagnini, l'allenatore, un'icona, Enrico Mariotti. Dall'altra parte risponde Valdagno con in porta il numero 10 Guillaume Traballi, il 2 Samuel Amato, il 3 Alessandro Burtini, il 4 è Marc Pajares, il 6 Dario Jimenez, il 7 Gaston Tontigioro, l'8 il capitano, il Tata Massimo Tataranni, l'11 Pippo Zambon, il 22 Andrea Centeno, il 26 l'altro portiere Andrea Bigarella, l'allenatore il signor Franco Vanzo. Vediamo gli starting five. Sì, ti do quelli del Valdagno. A difendere la gabbia naturalmente Guillaume Traballa, retrovia affidata a Centeno, a fare coppia con lui Samuel Amato, in avanti subito Jimenez e Gaston De Oro. Andiamo a vedere anche Follonica, ci provo io con il 7 Federico Pagnini, in gabbia naturalmente Giovanni Menichetti, poi Mario Rodriguez con il numero 6 il lungo, l'altro con il, l'abbiamo visto prima, con il numero 9 l'altro Pagnini, Marco Pagnini, e con il numero 5 l'abbiamo chiamato prima Davide Banini, adesso lo commentiamo alla valdagnese, va così proprio Banini a provare retroporta, riesce, lascia lì Amato, poi deve scaricare di nuovo su Federico Pagnini. Ancora Banini, scambia con Mario Rodriguez, recupera il Tonci, sfida tra argentini lì. Samuel Amato, prova la botta Amato, pallina appena alta. Ecco, questa potrebbe essere il tiro di Amato dalla distanza col tentativo di deviare, potrebbe essere una delle configurazioni vincenti per Valdagno. Follonica in difesa è una di quelle squadre che fai fatica a lavorare. Sì, se andiamo a vedere, comunque abbiamo appena visto il tiro di Samuel Amato, ci sono due buoni tiratori questa sera, uno è Amato, dall'altra parte è dotato di una bella lasagna proprio Rodriguez, che conosciamo benissimo, dalla sua mattonella fa male. Super Mario Rodriguez, se si ricorda le mattonelle qui al Palalido sono dolori, vediamo un po'. Intanto ancora Amato a manovrare per Andrea Centeno, Centeno che prova la botta, trova il guantone di Menichetti. Un Andrea Centeno, primo anno per lui qui a Valdagno, recente vincitore con la sua Angola, con la fascia di capitano della prima edizione del campionato africano, un paio di weekend fa. Ancora Federico Pagnini cerca il tiro, prova ad incrociare, dall'altra parte è da solo
Tonci De Oro non gli riesce l'appoggio sulla balaustra. Ancora Federico Pagnini, largo per Marco Pagnini, da Banini ancora per Federico. E Marco Pagnini adesso a manovrare, si scambiano la posizione da ultimo uomo i due Pagnini. Mario Rodriguez scarica sempre su Marco, ritornato nella sua Follonica. Intanto Dario Jimenez, il maghetto argentino, vediamo un po' anche lui, Valdani stasera ha bisogno anche delle sue magie. Tonci De Oro per André Centeno. È un po' inedita la formazione messa in campo da Franco Vanzo, che cerca molta velocità con Tonci De Oro e André Centeno, ma anche poi solidità difensiva con Dario Jimenez, che può svariare in varie posizioni. Marco Pagnini, gran palla dentro per Mario Rodriguez, lo anticipa la stecca di Samuel Amato, arriva prima di quella di Rodriguez. Sfida tra argentini anche questa qui. Jimenez non trova la gabbia. Qua mi intrometto per segnalare il motivo delle due formazioni in questi primi minuti. Pochi passaggi e subito la conclusione anche dalla distanza. Entrambe le formazioni hanno più o meno un gioco simile in questo momento. Diciamo che le difficoltà maggiori sono appunto a scardinare le difese. Eccola lì, la conclusione da lontano può essere una delle potenziali e possibili soluzioni. Follonica ce l'ha un po' nel DNA quello di avere una gran difesa e anche una gran risposta qui di Menichetti, che va a portare via una pallina che andava nel 7. C'è un po' di complicità della traversa in questa conclusione. Ecco, deviazione deviata sulla traversa. L'intervento comunque decisivo secondo me dell'estremo del Follonica. Attenzione Marco Pagnini che vede Banini, scambia una mano, poi intuisce tutto Samuel Amato, fa ripartire i suoi. André Centeno qua ha interrotto veramente un'azione pericolosa. Amato, tocco di precisione, portare via pallina. Stava andando 2 contro 1, gran palla una mano di Banini. Adesso formazione, naturalmente l'equilibrio tattico anche in campo sarà considerevole, perché sono due formazioni che anche dal punto di vista classifica non sono poi così lontane, Roberto. No, esattamente come dicevamo in apertura, sono 3 punti importanti per tutte e due le formazioni ed è per questo che ci aspettiamo tutti una bella partita. Naturalmente non è facile perché ci sono ritmi alti in questo periodo, una partita ogni 3 giorni praticamente. Sì, beh, Valdagno che ha giocato praticamente una partita ogni 3 giorni, 3 partite in 9 giorni. Ancora intanto Amato contro Marco Pagnini. Banini che scambia con Mario Rodriguez. Rodriguez fa tutto da solo, raddoppio sul portatore di palla del Follonica. Davide Banini in velocità, retroporta ma dovrà scaricare esterno. Fa ripartire proprio Federico Pagnini, fintato la conclusione, ha cercato lo spazio Amato su Banini, dovrà andare a tirare, ultimi 5 secondi utili per andare al tiro per Follonica. C'è fallo di squadra fischiato al Follonica. Non abbiamo parlato degli arbitri prima nella foga della presentazione. Si gioca agli ordini dei signori Claudio Ferraro di Bassano e Francesco Stallone di Giovinazzo, gli ausiliari Carlo Corponi e Valerio Nicoletti, i trissinesi Doc, ormai clienti fissi qui al Palalido per la parte di arbitraggio ausiliario. 45 secondi altro, pallina velenosa di Amato, nessuno lì a ribadire in porta. E questi sono tiri pericolosi dalla distanza perché c'è sempre lì in agguato sia l'attaccante che anche un tocco magari, come si dice, di fuoco amico, che può mettere il portiere in difficoltà. Anche perché ha tirato nascosto davanti al giocatore Samuel Amato. Ancora Jimenez, la mette lì per il Tonci che trova il palo interno, sfortunatissima conclusione. Attenzione alla ripartenza, Pagnini per proprio Davide Banini che trova invece la spalla sinistra di Guillaume Traballa a dire di no. Adesso partite che si accende, ritmi che salgono un pochino. È sempre difficile andare a incocciare questa difesa messa molto bene in campo da Enrico Mariotti, che mano in tasca segue la partita tranquillo. Un
po' intanto più... abbiamo visto Jimenez provare un tocco di magia fuori conclusione. Ha provato Dario Jimenez, maghetto argentino, ancora Federico Pagnini col numero 7, Strafallonica in tenuta azzurra, Baldagno naturalmente in tenuta nera con qualche inserto azzurro per esigenze di visibilità arbitrale e anche televisiva. Il tentativo dentro stoppa tutto, proprio Jimenez che poi riparte largo, lo segue Federico Pagnini, il Tonci, tentativo, doppio tentativo di Tonci De Oro. È stato bravo, leggermente sbilanciato, riuscito a colpire a mo' di sciabolata, quest'anno permesso dal regolamento, come vi ricordo. È riuscito ad andare alla conclusione, c'è stata infatti probabilmente regola del vantaggio in questo caso. Tanto ancora Marco Pagnini a lavorare per Federico. Scaricare per Mario Rodriguez, cade nella trappola dei 5 secondi, pallini in movimento, tutto da rifare. Claudio Ferraro a indicare il punto di battuta per Baldagno, Samuel Amato largo, ancora Tonci De Oro deve scaricare su Dario Jimenez. Informazioni che non si sbilancia sempre almeno un paio dietro per la copertura, perché prima abbiamo rischiato qualcosa su quel 2 contro 1. Sì, adesso è forse più coperto il Valdagno, si spinge leggermente più verso alla porta in questo momento. Un po' di pressione, non pressa alto a Follonica che aspetta sulla tre quarti, Rodriguez sul Tonci. Lì quando vai a stecca lunga con Mario c'hai sempre una ventina di centimetri da gestire, prova Dario Jimenez, fa tutto lui, mette lì una pallina per Tonci De Oro, il disturbo di Menichetti, nulla di fatto. 16:07 da giocare, se ne sono andati i primi 9 minuti, gran palla ancora dentro, il tentativo. Qua è stato proprio bravo Menichetti, perché è andato a prendere una pallina che sembrava già dentro, l'alza e schiaccia. È uscito bene Jimenez. È uscito fuori un metro anche Menichetti, ha chiuso lo specchio della porta all'attaccante argentino del Valdagno. La palla a due adesso Tonci De Oro. Andrés Centeno largo per Amato, ancora il Tonci. La chiamata lì del Tonci per lo schema. Tentativo del Tonci, chiude bene Mario Rodriguez lì. Non riesce ad andare a retroporta il numero 7 del Valdagno. Centeno, ci sarebbe un po' di spazio lì. La tira via ancora dal 7, Menichetti almeno decisivo in 3 occasioni. Sì, adesso Valdagno che è cresciuto in zona d'attacco. Sugli scudi Menichetti, Follonica che cerca di ripartire in questo momento, vediamo subito in avanti con Rodriguez. È entrato intanto anche il numero 96 David Gelma. Gelma Paz, se vogliamo usare entrambe le diciture complete, numero 96 catalano, classe 94. Ora Jimenez cerca di girarsi, fischiato un fallo in attacco a Jimenez, Gelma contro Amato, attenzione qui, adesso ha incrementato la sua capacità di andare a concludere Mariotti con Gelma e Rodriguez, ha due opzioni. Quindi Federico e Marco Pagnini con Mario Rodriguez e Davide Gelmapaz. Può sfruttare anche i centimetri che hanno in più questi giocatori, perché nell'andare a prendere palla potrebbero diventare determinanti per lanciare contropiede. Centimetri e chili, come si usava dire qualche tempo fa, che fanno spesso la differenza, magari un po' di più nelle giovanili, qui c'è molta tecnica anche da gestire. Tonci De Oro ha qualcosa da dire a Claudio Ferraro. Intanto stallone sul punto di battuta per
Centeno con Amato. Vediamo lo schema. Tenta la botta, trova i parastinchi. Attenzione Gelma, è riuscito ad andare via. C'è un tocco lì. Tocco involontario in caduta. Assolutamente, tutto chiaro. Situazione falli di squadra 2-2, giusto per dire la correttezza della partita. Sono passati 11 minuti di questo primo tempo tra OK Valdagna 1938 e Follonica 1952. Riparte ancora Federico Pagnini, gran lavoro del numero 7 del Follonica. Mario Rodriguez riesce a tenere pallina, c'è stato il raddoppio Tonci Centeno, Amato per vie centrali, scarica su De Oro che prova a caricare il tiro. Ora Jimenez tiene pallina, retroporta Jimenez, deve scaricare, alla fine si è portato a spasso un po' tutta la difesa del Follonica, che ha chiuso bene senza fallo sull'attaccante valdagnese. Andrea Centeno prova largo, ma il giro è lì, retroporta per ancora per Jimenez contro Gelma Paz. Samuel Amato carica la botta, non va fuori di molto sulla destra della porta difesa da Menichetti. Direi che è un leitmotiv ricorrente questo. Fermato intanto regolarmente Gelma Paz, intervento sulla pallina. Ancora giro 3 per Valdagno, che cambia Andrea Centeno per Massimo Tataranni, capitano in campo, il numero 8. È pronto anche Marc Pagliarese, fra qualche istante anche il primo time out di questo primo tempo. Lo chiede l'altra rispostona di Menichetti con il guantone, tiro forse non troppo angolato, ma mezza altezza lì, molto pericoloso. Time out chiesto proprio da Enrico Mariotti. Prova ancora Amato, trova Mario Rodriguez, il Tata che cerca di girarsi in una delle sue giravolte, ma lo ferma proprio Pagnini, il capitano. Attenzione Marco Pagnini, tiro no look lì a cercare, aveva trovato anche la porta, ci ha messo una pezza, tentativo ancora, l'alza e schiaccia, bel numero qui ancora di Jimenez. Bravo Jimenez, ha fatto danzare la pallina fino all'ultimo tocco, poi fuori di un soffio. Fuori di poco, a sinistra della porta difesa da Menichetti, Giovanni Menichetti. Ancora Gelma Paz, è entrato intanto il numero 8, Stefano Paghi. Grande lasagna, come si dice qua dalle nostre parti, va a colpire di croce di pali. Lasagnata qui proprio di Stefanone Paghi. Quindi per ora la situazione dei pali sono due Valdagno e uno Follonica, falli di squadra invece perfetta parità, due per parte, è il risultato prova. Che non si schioda, 0-0. Sono andati via i primi 14 minuti di questo primo tempo, sembra di rivedere un po' il primo tempo Valdagno-Viareggio, vediamo un po'. Parlavamo tentativo di Tataranni, non va, riparte, attenzione, la mette lì, poi ci deve, poi mette, atta incredibile, gol, mamma mia, palo incredibile, e l'altra risposta dall'altra parte qua, partita adesso. Questo era un gol praticamente fatto. Time out anche per me, scusate. È andato a prendere il palo, qua incredibile. È stato fortunatissimo il Valdagno in questa occasione, quindi siamo perfettamente in parità anche con i pali a questo punto. Esatto, ma lo schema era molto buono perché c'era appostato sul palo opposto l'attaccante del Follonica, ci ha messo una stecca, è riuscito a mettere un tocco Guillaume Traballa. Dobbiamo dire che le conclusioni questa sera verso le due gabbie sono molto frequenti, c'è molto lavoro da una parte e anche dall'altra, quindi per Trabal e per Menichetti i pali hanno dato manforte ai due estremi. C'è un po' da fare in effetti, perché
molte conclusioni comunque dalla distanza, quindi sono più che altro i tiratori come Amato, come Rodriguez ad impegnare molto i due portieri. Valdegno che è già rientrato, Mariotti a dare le ultime indicazioni. Enrico Mariotti. Adesso vediamo dentro anche Pajares in coppia di difesa, ormai non esiste più nell'hockey moderno, in coppia più arretrata con Centeno. Sì, perché entrambi sono giocatori, Pajares lo definirei più, se si può usare il termine, un centro rispetto a un difensore più di ruolo come Centeno, che però è un difensore che svaria spesso, ha anche il vizio del gol. Attenzione, il Tata riesce a liberarsi della marcatura di Marco Pagnini. Ancora Tatarani. Ancora un'altra paratona di Menichetti. Eccolo lì, attenzione, eccolo rimattino. Lì. Sul rimattino, vediamo chi danno il gol. Doppia conclusione, rimane lì, può rimetterla di precisione. Stefano Paghi, penso. Mario Rodriguez. Mario Rodriguez, gol dell'ex, quindi. Gol dell'ex, quindi bonus esaurito, speriamo almeno. Il numero 6, Mario Rodriguez. Dopo un quarto d'ora di gioco. Poteva succedere di qua o di là, abbiamo visto l'ultimo palo del Follonica, il primo a portarsi in vantaggio, quindi la formazione toscana. Adesso quindi si sblocca il risultato qui al Pallalido, Follonica avanti 1-0. Il gol di Mario Rodriguez sulla ribattuta corta, l'avevamo parlato in apertura di incontro, che poteva essere uno dei motivi, considerate le difese in gioco, il tiro dalla distanza e poi eventuale tap-in sulla risposta corta del portiere. Ci prova Paz, trova pronto Guillaume Trabal, l'altra bordata di David. Pajares in accelerazione, aumenta la rapidità degli scambi Valdagno, Andrés Centeno con Mario Rodriguez a far buona guardia lì. Ancora Pajares, Marco Pagnini recupera pallina, 2 contro 1, attenzione, tutto facile, troppo semplice qui, non la può sbagliare Marco Pagnini. 2 contro 1. Qua purtroppo l'errore è di Pajares nel passaggio. Non può sbagliarla Marco Pagnini, questa si trova da solo davanti a Guillaume Trabal. Meno di un minuto, poco più anzi di un minuto, e Brack Follonica che scappa via 2-0. Qui al Pallalido di Valdagno, 8:50 da giocare. Bella ripartenza, molto rapida la. Certo, però al minimo errore subito castigati, ci sta, con formazioni così non bisogna sbagliare assolutamente nulla. In effetti poteva trattarsi di un errore venale con qualche altra squadra, non con questo Follonica. Andrés Centeno prova lui, ancora Rodriguez, attenzione lì, gran schema ancora Marco Pagnini per Gelma Paz sull'altro palo, è fotocopia dello schema che abbiamo visto prima, che non era andato a concludere. Attenzione qui, 8:23, 30 secondi, Gelma Paz sull'assist di Pagnini. E anche qua vai a vedere l'azione, parti con un tiro dalla lunghissima distanza, non copri e quindi subisci il contropiede. Sì, la pallina che è rimasta fermata dal gambale di Mario Rodriguez, poi è riuscito a ripartire, la palla che gli è rimasta lì davanti. Andrés Centeno a caricare. E questo è l'hockey, minuto e mezzo, break 3-0 Follonica. Adesso Valdagno deve fare attento a non offrire troppo il fianco, non essere precipitoso, non voler rientrare immediatamente in partita, perché qua le conclusioni poi non si contano. Ancora Paghi, retroporta per Mario Rodriguez. Marco Pagnini, molto rapida la sua azione, altro tentativo
sigilla il palo qui però traballa ancora Jimenez, che ha subito forse un fallo, lascia giocare Claudio Ferraro. Marco Pagnini ancora largo, Mario Rodriguez da ultimo uomo stavolta. E vabbè, 7 minuti alla fine di questo primo tempo, Follonica avanti 3-0. Sicuramente adesso il Follonica può cominciare a gestire, non a pensare che la partita sia finita, ma a gestire in maniera diversa. Rimarrà Follonica sicuramente più alta la formazione di Mariotti. Intanto time out, ha fatto bene adesso Vanzo a chiedere il time out per cercare di riordinare un attimino le idee. Soprattutto in fase davanti, perché bisogna concludere in maniera più decisa verso la porta di Minichetti. Fa prendere fiato a Dario Jimenez Franco Vanzo, e indubbiamente adesso l'assetto tattico cambia sicuramente, perché Follonica non può pensare di fare possesso fino alla fine, però può aspettare Valdagno, non è più necessario andare forzatamente a cercare le conclusioni. Nello stesso momento dall'altra parte non puoi scoprirti troppo, perché questi qua, hai visto la rapidità, ma è una delle caratteristiche proprio di questo Follonica, la rapidità, soprattutto la rapidità di esecuzione, ma anche lo schema l'abbiamo visto un paio di volte in fotocopia sia sulla destra che sulla sinistra, eseguito alla perfezione. Nella prima occasione Valdano si era salvato con un doppio intervento di Traball. Poi nell'ultimo gol lì non c'è stato niente da fare, Gelma Pazza ha tirato praticamente a porta vuota. Bene, ora di tornare, torniamo sul parquet, parola che torna alla pista. Paghi, Paz, Banini e Mario Rodriguez, quindi entrambi Pagnini in panchina adesso, come sospettavamo. Sì. Poi probabilmente Mariocci ne capisce un po' di più di quello che posso capirci io di assetti della squadra. Avevamo già intuito questo movimento. Tonci De Oro deve scaricare su Samuel Amato, Pajares sempre per il Tonci. Fa un po' il playmaker, Graham, bella idea del Tata, ma ci mette una pezza Banini in configurazione difensiva. E qui Pazza adesso retroporta a coprire Menichetti sul Tonci. Per andare a tirare Valdagno, gli risponde col guantone Menichetti. Questa volta non ci sono problemi per la risposta per quanto riguarda Menichetti. Dritto per dritto fa ripartire subito i suoi in avanti. Vediamo la manovra, la formazione ospite, ancora una pallina che rimane lì pericolosa davanti alla porta di Traball. Questo qua sembrava un altro gol fatto, la palla esce sotto la traversa, la conclusione di Stefanone Paghi. Valdagno, dicevamo, deve trovare qualche soluzione lì davanti, stando attento a non scoprirsi. Adesso 2 contro 2, ma che Banini non l'ha vista partire. Ancora Tonci De Oro, la botta scalda il guantone a Menichetti. Gelma Paz, fatto tutto bene De Oro, tiro troppo centrale, senza problemi ancora una volta a Menichetti. Menichetti ben appostato lì, comunque finora uno dei migliori in campo per la sua formazione. Mario Rodriguez retroporta, quindi esperienza del Mario, e anche il gol dell'ex, vabbè, diciamo anche quella. Primo gol, l'apertura di Rodriguez, poi il raddoppio di Pagnini, la terza rete di Gelma Paz. 4:38 da giocare, Follonica 3, Valdagno 0. Ancora Pajares cerca la botta e la ritrova, botta centrale. Menichetti senza troppi problemi. Davide Banini accelera. Da scaricare Gelma Paz, fermata da Samuel Amato. Ancora Banini, fa scorrere un po' di tempo. Adesso marcature a uomo, attenzione per Rodriguez sul Tonci. Può liberarsi Rodriguez, recupera ancora pallina, Mario Rodriguez, poi va giù.
fallo di squadra. Fischiato da Claudio Ferraro. Proprio al limite della linea blu siamo lì. Era appena fuori dall'area penalty. Terzo tocco proibito del Valdagno, sono tre falli di squadra in questo momento. Ma tre pari comunque la situazione falli. Invece è il male minore. Invece 3-0 la situazione dei gol. Pesa un po' di più. Eh sì, c'è fallo di squadra fischiato al Valdagno, penso quarto fallo per la barriera che non si sposta. Massimo Tattarani, poi Amato su Paz. Ancora il Tata, prova lui. Pallina che va sotto, riesce il tunnel su Paghi, ma non poi la relativa conclusione. Davide Banini si ferma, chiama Rodriguez. Adesso Follonica che gioca con l'ultimo uomo piuttosto avanzato. Ci pensa Rodriguez adesso a recuperare ancora il Tonci. Con calma, bello l'intervento in difesa qui di Mario. Palla che ha una traiettoria strana, quella di Amato, esce a sinistra del palo difeso da Menichetti. Ha provato anche Pajares. Adesso Rodriguez in accelerazione, mette in moto le sue lunghe leve. Mario, fischiato un fallo di squadra a Valdagno per il tentativo di portare via pallina parte di Pajares. Time out Follonica, il time out tattico, quello da 30 secondi. Sì, li abbiamo visto i centimetri in più a cosa servono. Nell'allungo è andato via Rodriguez verso la porta, l'unica cosa che poteva fare l'ha fatta fortunatamente, altrimenti andava direttamente in porta. Senza spingere neanche più di tanto, Mario ha neanche incrociato il passo. Intanto Roberto, parliamo un po' di un verdetto che c'è stato, uno di quelli inappellabili e decisivi, matematici, dell'ultima giornata di campionato di Serie A2, promozione diretta del Montebello in A1, dunque provincia di Vicenza protagonista. Ci sarà un altro derby qua vicino la prossima stagione per spostarsi a vedere l'hockey di Serie A. Purtroppo in A1 ne perdiamo due, Sandrigo e il Tiene, che devono salutare. Complimenti al Montebello per la promozione, tra l'altro allenata dall'amico Mirko De Gerone. Mirko De Gerone, poi vogliamo ricordare qualcun altro, ci sono Pasquale, Peripolli, tutta una serie di giocatori che hanno militato anche qui nella formazione Valdagnese. Rientrato Jimenez, Amato non va, tira forse un po' precipitosa qui la conclusione dell'argentino. Vediamo un po', sono rientrati intanto i due Pagnini, quindi ritorna un po' in configurazione d'attacco la formazione toscana. Peccato perché da quella posizione poteva riaprire la partita, sarebbe molto importante un gol a questo punto per andare a riposo almeno con una rete, con un paio di gol di svantaggio. Va bene che qui abbiamo memoria di un Valdagno Sarzana 6-0 nel primo tempo, quasi 6 pari dopo, vabbè, vedremo un po'. Questo è il bello, un po' il bello e il cattivo di questo, del nostro sport. Ancora Samuel Amato per Marc Pajares, l'accelerazione del catalano, la risposta di Menichetti, pallina alta centrale, Jimenez scarica proprio per Pajares. Ci riprova ancora Mark, palla sulla destra, poi Gemma Paz che accelera, poi dove si ferma e gestisce Marco Pagnini. Per Davide Banini, largo, va a cercare a retroporta il passaggio di ritorno, proprio su Marco Pagnini che scarica su Federico. Ancora i due, Banini per Marco Pagnini. Che poi prova ad accelerare, ha sfruttato un mezzo blocco, capisce tutto Amato, Dario Jimenez, Amato ancora Jimenez, ci mette la stecca proprio Marco Pagnini, versione difesa. E lì è Jimenez che doveva andare in porta, invece
naturalmente ha creato lo spazio giustamente. Mamma mia! Col gol. Che gol! Gol importantissimo. Gol incredibile! Dario Jimenez, il mago dell'Argentina, fa tutto lui. Esce dalla porta, mette lì un alza schiaccia. 58 secondi da giocare, serviva una cosina così. Sì, quello che abbiamo chiamato prima per il Valdagno, perché con un gol fatto in questo primo tempo dà naturalmente più spinta per la ripresa. Ci sono ancora 25 minuti da giocare oltre all'ultimo minuto di questo primo tempo, quindi stiamo bene in cronaca diretta. Dario Jimenez la accorcia lì, 45 secondi da giocare, potrà tenere, attenzione. È lì, eccoli. Mano in tasca di Claudio Ferraro. Allora, queste sono le cose che non mi spiegano, perché c'è l'arbitro lì a 2 metri, non fischia niente. Quello che è a 10 metri va a fischiare. No? Vediamo un po'. Vediamo cosa dicono. L'ha vista bene chi l'ha vista meglio, come ti potremmo dire in questi casi. Altrimenti non c'è motivo che ci siano 2 arbitri in campo. Esatto. Quindi sesto fallo di squadra comunque a Valdagno. Attenzione, 6-3 stazione falli, ultimi 40 secondi, potrà andare all'ultimo tiro Follonica. Prova largo per Gelma Paz, ancora riconquista palla Valdagno. Jimenez qua sì, che poi va giù qua sì, agganciato da dietro. Questo è molto più evidente di prima, comunque. Cartellino blu per Gelma Paz. Dario Jimenez si deve caricare sulle spalle un po' di responsabilità. 24 secondi da giocare. Vediamo un po', perché è un bel duello. Dario Jimenez contro Menichetti, tutto pronto, si aspetta il cenno del direttore di gara, quindi momento importante con 24 secondi, parte Dario Jimenez. Il palo a dire di no a Dario Jimenez, era riuscito nell'alza e schiaccia. Sfortunatissima la conclusione, aveva fatto tutto bene, attenzione ancora Jimenez, prova, ma Menichetti a dire di no. È bello lì, è bello sdraiato Menichetti. Sul tentativo rasoterra di Valdagno, Dario Jimenez. Finisce qui il primo tempo, Valdagno che avrà grosso modo un altro minuto e mezzo di superiorità poi a inizio ripresa. Un altro palo, adesso il conto dei pali va a favore del Valdagno, questo poco conta che il Follonica è in vantaggio per 3 reti e 1 qui al pallarito di Valdagno quando è finito il primo tempo. Dopo magari in ripresa possiamo anche parlare dei due ultimi episodi, fallo quello del Valdagno e quello del Follonica, che forse vanno interpretati. Assolutamente sì, è tutto per noi, a risentirci tra 9 minuti qui dal pallarito di Valdagno.
Montara Zoppassi, e perché se vediamo Montara migliora molto il portiere suo, quindi che salgiamo tanto. Così vuol dire che resta bravo. Ben ricollegato in diretta con il Palalido di Valdagno. Enrico, mi fa piacere che ci segui in diretta con il numero 5, posso chiamarlo a modo tuo. Intanto ribadiamo il risultato, Valdagno 1, Follonica 3, Roberto qua con Roberto Bauce. Andiamo a vederci questo secondo tempo, vediamo un po' gli starting five. Beh, naturalmente per Enrico c'è molto, molto materiale per la sua puntata di Mondo Hockey, perché già nel primo tempo episodi ce ne sono stati parecchi, quindi buon lavoro Enrico. Noi seguiamo questo secondo tempo dove il Valdagno ha per un minuto e mezzo circa l'uomo in più, vediamo se la formazione allenata da Franco Vanzo riesce a sfruttare questa superiorità numerica. Allora vediamo di capire anche gli starting five. Naturalmente Follonica parte a ranghi ridotti, Marco Pagnini, Mario Rodriguez, Stefanone Paghi. Perde palla Dario Jimenez, attenzione, c'è Amato a recuperarla. Giovanni Giomenichetti tra i pali, tentativo della distanza di Tonci De Oro. 2 contro 2, la botta di... Qua Trabalci mette proprio una grande pezza paratona, perché abbiamo rischiato Marco Pagnini, il gol con l'uomo in più. Mazzata finale qui al Palalido. Valdagno che invece è ripartito con Guillaume Trabal tra i pali, il 2 è Samuel Amato, il 22 Andrea Centeno, il 6 è Dario Jimenez, il 7 è nella zona di centrocampo Gaston Tonci De Oro. Attenzione alla meglio Andrea Centeno, che può far ripartire Valdagno. Valdagno che dovrà gestire ancora un minutino di superiorità, grosso modo. Prova Amato, attenzione qui. Tiro pericoloso, pericoloso lì. Se la sbagli ti ritrovi con l'uomo in porta. I gambali lì fanno ancora il tentativo della distanza, sempre di Tonci De Oro. Poi non riesce a ribadire in porta l'argentino di San Juan. Dario Jimenez, autore del lancio schiaccia che porta... Fissa il risultato sul 3-1. Pallina che esce in tribuna. Scusate, in curva sud. Normalmente occupata dalla tifoseria ospite. C'è qualche tifoso del Follonica, l'abbiamo visto anche in tribuna. Attenzione sull'errore di Centeno. Marco Pagnini a gestire pallina naturalmente. Per far trascorrere il tempo, è finita intanto l'inferiorità numerica. È rientrato proprio il numero 5, Davide Banini. Prova Pagnini, Centeno 3 contro 2, vediamo un po'. Recupera in fretta, tentativo, poi l'alleggerimento tra i due valdagnesi. Quello più rapido è proprio Paghi, che invece va anche al tiro. Fa tutto bene, fuori d'un soffio la conclusione di Paghi. Programmato per Tonci De Oro, un Valdagno che non si butta all'arrembaggio, deve cercare, non è riuscito a sfruttare la superiorità numerica. Ancora Dario Jimenez, retroporta per Amato, gol! Ah, credo, pallina lì, beffarda!
un mezzo infortunio per Giovanni Menichetti. 22-31, Valdagno la rimette, la riapre. Conclusione con il contagiri, non era un tiro di particolare potenza, ma tanto angolato quanto basta, perché Menichetti non la vede, non ci arriva. E la vede Valdagno un po' in ritardo, qui l'ha vista in ritardo. Quindi Amato per il 3-2. Adesso la partita che si riapre, parte Jimenez, paghi il controllo, poi l'errore in ripartenza, Jimenez, pallina che si pericolosa qui, salta sopra il gambale di Menichetti, poi si ferma lì. Ci sta provando Valdagno a cercare soluzioni offensive, deve stare attento, come dicevamo prima, a non buttarsi all'arrembaggio, perché qua se sbagli una cosa, anche un tiro, l'abbiamo visto nel distanza. Primo tempo, minimo errore, Foglionica ti castiga, lo paghi subito. Jimenez prova da fuori una bella pallina per Centeno, grande traffico davanti alla porta di Menichetti, poi mischia lì e viene fuori Banini lungo la balaustra, scarica su Marco Pagnini. E quelle lì sono veramente situazioni difficili per il portiere, perché hai i tuoi difensori, hai l'attaccante che spinge, che pressa. E poi ci sono quei 155 grammi neri lì rotolanti che si infilano un po' ovunque. Attenzione, Mario Rodriguez si è ingannato da qualche rimbalzo. Antigioco, 5 secondi. ...21-07... Valdagno 2, Follonica 3. Curva nord del Valdagno a... altra conclusione incitare. Del traffico, anche questa pericolosa, nulla di fatto. Ci ha provato Andrea Centeno. Ancora Davide Banini con Centeno su di lui, Mario Rodriguez lo ferma, Samuel Amato che poi fa ripartire, attenzione Tonci, poi c'è un intervento sull'ultimo tentativo, sull'ultimo tocco provvidenziale di Stefano Paghi, stava andando al tiro Jimenez che intanto ruba palla, 2 contro 1, non va la conclusione, aveva messo lì una pallina d'oro Dario Jimenez, non riesce al Tonci, ancora Jimenez a rubare palla, attenzione, riesce la conclusione, 2 contro 2, scivola Banini, ci sarà tre, il cambio. Tre grandi occasioni e le ha cercate tutte Jimenez con la convinzione e la forza di recuperare due palle importanti, peccato forse per un rimbalzo strano là, non la trova De Oro per due volte. Di prima la conclusione stoppata da Paghi, poi una pallina che non... non riesce ad agganciare il Toncito. Gelma Pazza, prova lui, fa tutto da solo, arriva al limite dell'area, la mette nel 7, e qui chili e centimetri che contano, Roby, quarto gol Follonica. E qua Jimenez lo lascia tirare, doveva accompagnarlo con il corpo, impedirgli la conclusione, e nulla può traballa sulla girata, molto bella pallina incrocio di pali. Minimo errore difensivo, abbiamo visto subito. Ma che gol, Gelma Pazza. Va giù Jimenez. Si continua a giocare. Attenzione, c'è Federico Pagnini. Scambia con Mario Rodriguez che cerca il KO. Samuel Amato stoppato proprio dal capitano del Follonica, Jimenez. Deve ragionare il Valdagno, fa bene adesso ad aspettare Jimenez, prova a mettere in mezzo un'altra pallina per De Oro. È veloce a chiudere il suo, sigilla il suo palo alla destra lì Giovanni Menichetti. Ancora Jimenez largo per Tonci De Oro, pallina zona centrale del campo. Jimenez che prova ad accentrarsi, vede il taglio di De Oro, ma sbaglia l'appoggio, riparte Mario Rodriguez. Attenzione qui,
Ancora Gelma Paz, stava per girarsi come prima. E questa volta è Trabal che lo anticipa con la stecca. Jimenez cerca un dribbling di troppo l'argentino. Lo fermano in due. Stavolta è sempre Jimenez che fa ripartire i suoi, Centeno non va. Momento un po' di qualche imprecisione di troppo nei passaggi. Sì, da tutte e due le parti, naturalmente Valdagno ha più fretta del Follonica perché deve recuperare. E il Follonica, secondo me, dovrebbe un attimino addormentare la partita, essere più attendista. E naturalmente anche questa è una fase pericolosa con 17 minuti da giocare. Ci bisogna vedere come in questo momento c'è ancora un certo equilibrio e Follonica ne sta approfittando per gestire i ritmi. Amato per Jimenez, finta il tiro Jimenez, c'è Pagnini su di lui a coprire lì. Federico Pagnini con Menichetti sulla porta. Samuel Amato prova la conclusione che poi ribattuta corta lì, ci è mancato poco lì. Giovanni Menichetti si distende a terra e riesce a bloccare la conclusione ravvicinata di Jimenez, poi ci riprova, prova un'altra teschiaccia Jimenez. Sarà settimo fallo Valdagno, time out chiesto da Franco Manzo, situazione falli che comincia. Ne ha 7 il Valdagno, 17 minuti sono da giocare. Una vita qui. 3 sono quelli del Follonica, risultato per il momento Valdagno 2, Follonica 4. Ancora con 17 minuti, indubbiamente in questa fase Follonica la sta un po' rallentando per gestire più pallina, deve riaccelerare la formazione di casa per andare a infastidire il numero 14 bianco Giovanni Menichetti, il portiere del Follonica, finora uno dei migliori in campo per la squadra di Enrico Mariotti. Su questo mi trovi pienamente d'accordo perché è stato decisivo in più di qualche occasione, l'estremo difensore ospite, grande prestazione finora la sua. Adesso Franco Vanzo cambia una punta dentro Massimo Tataranni, fuori a rifiatare Jimenez. Pagliaressa il Tata con Centeno e De Oro, quindi velocità con un centro boali. Il numero 8 scuola materana, Massimo Tataranni il capitano. Ancora Mario Rodriguez a ripartire per Follonica, largo per Marco Pagnini. Ancora questo è Federico Pagnini, capitano, numero 7. Gelma Paz scambia proprio con Rodriguez, l'altro straniero della formazione di Enrico Mariotti. Un catalano e un argentino per i toscani. Ora Federico Pagnini proprio per Gelma. Ora Gelma va in velocità, travolge un po' Trabal. Non ci sono danni. Era in lunetta, nulla di che. Non ci sono danni per Guillem. Ora Valdagno adesso giro 3 con scarico basso. Tataranni non riesce l'assist, ma il recupero su Tonci De Oro. Stasera ci litiga spesso con la pallina De Oro. Meno incisiva l'azione del numero 7 argentino rispetto alla partita con lo scandiano. È stato anche migliore in campo. Attenzione ancora a Pagnini. Paz, il tiro di proprio di Rodriguez, un'altra rispostona a tu per tu, Menichetti un metro fuori. Tanta roba, ancora Valdagno a girare pallina, veramente fatica a trovare conclusioni, a parte queste che sono dalla media barra lunga distanza. Accelera De Oro, attenzione, la prova ancora a dire di no, ancora Menichetti. Un incubo stasera Giovanni qui per la formazione valdagnese, palla che finisce in tribuna, stavolta sì.
anche perché se lo vai a guardare non è un portiere particolarmente grande, quindi occupa poco la gabbia, però è molto mobile, molto preciso nei movimenti, si trova quasi sempre nella posizione giusta al momento del tiro. Ed è un prodotto locale, come potremmo definirlo, scuola dei portieri di Follonica, che ha anche qualche bel talento giovane che sta crescendo, tipo il portierino under 15. Un saluto a mister Mugnaini. Ancora Valdagno adesso con Andrés Centeno, prova a far accelerare il Tonci, prende velocità il Tonci, la finta, va giù il Tata, riparte Mario Rodriguez. Ma adesso si sta rallentando abbastanza il gioco Folloni, che fa se bene. Adesso va al limite dei 45 secondi, ma il resto è così. Cerca un attimino di addormentare o far calare il ritmo. Il Valdagno che prova a pressare. Passare un po' alto, ma non troppo, perché se ti vai a scoprire poi nella zona centrale lì è pericolosissimo. Palla che resta a Gelma Paz, anche lui... uno che sa sfruttare bene chili e centimetri. Stefano Paghi guadagna metri, prova ad andare al tiro, deve andare alla conclusione. Paghi fuori campo, battuta valida come si direbbe nel baseball, qui pallina che esce, Valdagno che ci riprova. Neanche Valdagno accelera troppo però, Roby, perché anche lì se acceleri troppo rischi di poi di scoprirti. Vediamo Pajares, la botta di Mark. Ancora una conclusione calamitata verso Minichetti. Infrazione di pattino, palla che sarà valdagnese. D'oro per Pajares, risultato che è fermo da un po' di minuti sul 4-2, 4 Follonica, 2 Valdagno. Valdagno caricato di 7 falli di squadra, solo 3 a carico della difesa del Follonica. Era buona anche qui l'idea di Centeno per l'arrivo di Tonci D'oro in velocità. Chiude bene il suo palo Menichetti. Ancora Tataranni, conclusione, attenzione, un altro 2 contro 1. Buon prone a Valdagno, che Stefano Paghi non ha un perfetto controllo, e la risposta è da un gol sbagliato, arriva il gol fatto, il Toncito quando serve la mette lì, gran gol del Tonci per la gioia dei tifosi e di mamma Emilia. Questa volta nulla può Menichetti, anche perché De Oro lo ha guardato nel palo opposto, poi grande tiro nel movimento del portiere, l'ha messa nel 7. Attenzione, si scontrano i due giocatori del Follonica, può andare ancora. Alla conclusione Dario Jimenez, rasoiata bassa, ma alla meglio Menichetti in questa occasione. E adesso 12:35 da giocare, Follonica 4, Valdagno 3. Partita che adesso si riapre. È ancora lunghissima, sì, 12 minuti. Dovranno cambiare anche i temi tattici e i ritmi, perché attenzione Valdagno, 3 contro 2, il Tata prova la botta, Pajares, il tentativo non va. Qua aveva fatto veramente tutto bene in zona d'attacco il Valdagno, poi la conclusione leggermente fuori. Che Tataranni aveva messo lì una pallina, una ottima, una finta, e poi una palla dentro per... Mark Pajares. Mariotti corre ai ripari, fuori Gelma. Fuori Gelma e dentro Marco Pagnini. Paghi, Pagnini, Rodriguez e Federico Pagnini, questo numero 7, il capitano. Fascia verde per lui. Attenzione Pagnini, Marco Pagnini. Si può girare, riesce a girarsi. Conclusione imprecisa, finisce... Per fortuna sì, però queste sono situazioni dove deve rimanere il difensore più attaccato all'attaccante che vuole girarsi in modo da impedirgli la conclusione. Qua ancora una grande parata di Menichetti. Menichetti che sta
Man mano che passano i minuti sembra che cresca di centimetri Giovanni, no? Perché è veramente enorme quando va in queste parate molto, con palline molto vicine al 7. Guadagno con Jimenez e Tataragni adesso a ripartire. Dario Jimenez! Tataragni lì, ma secondo è stato chiaramente disturbato al momento della conclusione. Al momento del tiro. Massimo Tataragni. Vabbè che non commentiamo mai le decisioni degli arbitri, ma al momento del tiro gli hanno alzato la racchetta proprio. Poi la protesta palese di Massimo. Come capitano lo sai benissimo, che vai fuori. Lancia la stecca in aria, non era sicuramente un'azione pericolosa, pur tuttavia. Si lamenta anche Franco Vanzo, naturalmente ha ragione. Come... Si prende un warning Franco Vanzo. Si lamenta un po' che il Palalido, vabbè. Qua potremmo fare un discorso inverso a quello che è successo questa settimana di un commentatore che è stato squalificato o allontanato perché ha detto che le donne non devono arbitrare. Qua mi auguro che ci siano magari qualche donna che magari arbitra anche un po' meglio. Beh, una cosa che dei campionati giovanili qui capita. Valdagno è capitato per due volte di fila. Un saluto a Martina Zenere che è uno degli arbitri delle giovanili qui del CUG Veneto. Marco Pagnini intanto tutto pronto, parte lui. Pagnini contro Trabal, Pagnini! Tutto facile, un gancio e vado. Niente di complicato per il numero 9 del Follonica, che va alla realizzazione di questa punizione di prima. Finisce anche l'inferiorità numerica e situazione ancora di 4 contro 4. Valdagno sotto di 2 adesso per il gol di Marco Pagnini. La punizione di prima. Ancora Dario Jimenez adesso retroporta, va a cercare... a cercare qualcosa lì al centro, ancora lui riesce a girarsi, il Tonci non trova la porta. Una buona l'idea di Dario Jimenez. 10:45 ancora da giocare. Valdagno che rimane alto in zona d'attacco, quindi si gioca già il tutto per tutto. Dovrà correre molto adesso la formazione di Vanzo. Ma credo che hanno cambiato un po' l'assetto, d'altra parte non vale la pena di difendere un 5-3 perché non ha assolutamente senso, specie nella situazione di classifica di entrambe le formazioni. Tentativo Marco Pagnini, lascia lì Tonci De Oro, 2 contro 1, Jimenez cerca l'alza e schiaccia, vediamo un po'. Qua a rigore è chiaro, è impedito la conclusione al momento di mettere giù la pallina. È quello che doveva succedere prima con Massimo Tataragni. D'altra parte non è che potesse fare chissà cosa lì in difesa. Paghi stava liberandosi al tiro Dario Jimenez. Questo è un momento importante dell'incontro perché puoi veramente riaprire in maniera decisiva la partita. Tutto pronto Dario Jimenez sul punto di battuta, si aspetta il cenno il direttore di gara. Cade un silenzio quasi irreale qui al Palalido. La conclusione di Jimenez, la grande risposta ancora una volta di Menichetti. Paratona, la mano lì ancora di Giovanni Menichetti. È un momento molto importante questo, finora vantaggio Follonica da questo punto di vista anche psicologico. Menichetti para tutto stasera, serata di grazia per l'estremo difensore del Follonica. Sono ancora 2 contro 1, meno male che Pagnini stavolta ci grazia, stava andando
conclusione ravvicinata, Marco Pagnini, numero 9, che è tornato nella sua follonica, riesce a colpire Tonci De Oro, Dario Jimenez, ancora Dario Jimenez, c'è fallo di squadra. Ci sono ancora 9 minuti e ancora abbastanza 9 minuti e 20 da giocare, Follonica 5 Valdagno 3, partita che ancora ha qualche opzione da dire, vediamo un po' Follonica come gestirà questi 9 minuti. Gran pallina intanto dentro Banini per Paghi, ci è mancato veramente. Questa era tanto, veramente pericolosa, non tanto ci arriva. Così. Jimenez ancora la conclusione, Pajares a riprendere pallina, Camparbiamenti in avanti, la formazione di casa, Tonci De Oro, stecca lunga di Mario Rodriguez, ma lì fai fatica a passare. Jimenez, palla dentro, trova l'opposizione dei gambali di Paghi. Ancora Jimenez, prova contro Mario Rodriguez, non c'è verso di fermare il maghetto, il fallo di squadra è solo il quarto però per formazione di Enrico Mariotti, sono 8 quelli a carico del Valdagno. Pajares, Tonci De Oro, con il Tonci, trova un muro lì, stavolta è Davide Banini. Follonica che gioca adesso maglie molto più larghe, sono uno contro uno, marcatura uomo, deve andare Jimenez, ora Banini in retroporta. Banini riesce a girarsi per Stefano Paghi, Tonci De Oro. Ancora Tonci che va alla conclusione. Non ho fallo. Attenzione, momento anche qua, Roberto. Diventa pesante anche la situazione, falli adesso. Naturalmente li fai perché vai in attacco a pressare. Ci sta. Non c'è sicuramente, non c'è stata, stato alcun episodio che si possa definire cattivo nell'arco di questi minuti, ne mancano 7.32 alla fine, vediamo un po' Centeno De Oro, è incredibile, è qua Melichetti va a prendersi sicuramente il miglior giocatore in campo, si fa, era un gol praticamente quasi fatto, è andato a stopparlo in anticipato col guantone fuori, c'è anche il la pacca sul casco di Mario Rodriguez per il numero 14 del Follonica. Accusa il colpo ma si rialza, quindi è pronto a tornare nella sua gabbia Giovanni Minichetti. Ancora ancora palla nelle stecche di Follonica, intanto Mariotti ci prova con dentro Federico e Marco Pagnini. Palla che torna nelle stecche valdagnesi, Pajares per Jimenez che accelera, cerca la conclusione fuori di poco. Non c'è nessuno sul ribattino, ancora Jimenez. Jimenez su Pagnini. Buona guardia qui lo richiamo, si prende un warning anche Dario Jimenez. F-
Follonica 5, Valdagno 3, 6 e 56 da giocare, si accende la lucetta rossa del nono fallo lato panchina Valdagno. Schemi già saltati qua. Sì, ma anche qua non devi perdere tempo a discutere sulle decisioni dell'arbitro. L'arbitro ha fischiato, punto e basta, continua a giocare. Ancora Pagnini proprio per Banini. Con l'aiuto della balaustra riparte Banini per Rodriguez. E nella gestione palla indubbiamente Follonica chapeau. Ancora Dottonci De Oro. Prova la conclusione un po' forzata qui. E lì ha speso tutto De Oro, era troppo defilato Gimenez per la porta, il passaggio. Attenzione Pagnini, la botta di Marco Pagnini. Siluro nel 7. Non la vede partire Trabal. Proprio non l'ha vista proprio, non si è mosso un centimetro il portiere del Valdagno. 6 e 22 da giocare, Marco Pagnini. E questo potrebbe essere il timbro finale della partita, perché ci sono 6 minuti, ma abbiamo visto con un Menichetti così è veramente dura questa sera. Follonica è stato capace di un break nel primo tempo tra l'ottavo e il decimo minuto e poi ha gestito nel secondo tempo, ha contenuto Valdagno, è riuscito a ripartire, ad addormentare un po' i ritmi. La mossa vincente di Mariotti, secondo me, avere dentro questi tre, i due Pagnini e Davide Banini, conquista palla Valdagno, 2 contro 1, grande intervento in difesa qui di Mario Rodriguez, stecca lunga del Mario, non passi. Centimetri e chili sul Tonci De Oro. Pajares in accelerazione, trova spazio Pajares, prova la conclusione, lo stoppa Federico Pagnini. Sono veramente innumerevoli le conclusioni verso la porta di Menichetti, però molto più precise ed efficaci quelle del Follonica verso la porta di Trabal. È riuscito a tirare almeno 2 o 3 volte, diciamo, nascosti verso Trabal. Intanto c'è timeout richiesto a Valdagno. Attenzione, Banini ripara, un alza e schiaccia, sembrava un gol fatto. Qui Trabal a dire di no a Davide Banini. Ancora Banini, adesso in velocità Banini, intervento sulla palla, Mario Rodriguez, mamma mia, traversa di Rodriguez. Adesso qui è gioco forza che Valdagno si scopra, perché bisogna perlomeno provarci a recuperare le tre lunghezze che separano le due formazioni. Follonica 6, Valdagno 3. Ancora Federico Pagnini, il capitano, con calma, poi l'accelerazione la mette lì per Davide Banini. Viene un po' da solo, recupera palla poi Pajares per Tonci De Oro. È rientrato anche Andrés Centeno, che va ad accelerare retroporta. Marc Pajares, intanto, quando sei in svantaggio c'è un altro fuso orario, secondi corrono, sì, più veloci. Corrono molto, ma molto più veloci, ma del resto. Tentativo, palla alta. Palla alta, timeout Valdagno. 3:26 da giocare, quindi Valdagno 3, Follonica 6 qui al Palalido. I falli di squadra sono 9 quelli del Valdagno e 4 quelli del Follonica. Questo a dimostrare una partita molto corretta, naturalmente molti falli tattici, tecnici per... Sì, c'è una spada di Damocle sulla testa della formazione di Vanzo, lì il decimo fallo in agguato. Valdagno che non ha trovato il bandolo della matassa, secondo me, nella veramente nutrita difesa del Follonica, poi con un Menichetti in forma monstra stasera. Sembrava comunque a buon punto la formazione di Vanzo prima dell'espulsione per proteste di Massimo Tattarani, che quello sicuramente è stato l'ago della bilancia, che il è un momento po' che ha cambiato un po' gli equilibri in campo, con quella punizione di prima naturalmente messa dentro ti spezza un po' il ritmo e devi recuperare un ulteriore gol.
è diventato tutto più difficile. Bravo comunque il Follonica che ha gestito finora nel meglio. Sì, Mariotti gestisce al meglio la sua rosa e vedi che ha praticamente 2/3 opzioni. Quando vuole spingere tiene in campo i due panini con Banini, poi quando c'è bisogno invece di difesa e possesso palla, come in questo caso, c'è dentro Gelma Paz. E questo è il decimo fallo, quindi ecco punizione qua. Di prima ancora in favore del Follonica. Decimo fallo. Si starà divertendo un po' il tuo amico Enrico Giovanelli da casa. Penso proprio di sì, anche perché ha una bella partita da preparare per Mondo Hockey. Intanto andiamo a seguire questa punizione di prima, tutto pronto con 3:15 da giocare. Follonica che può allungare, vediamo come va la conclusione, la sfrutta veramente male questa volta Pagnini. L'aveva messa come prima Davide, scusate, sì, Marco Pagnini, ma stavolta traballa era più in posizione, niente da fare, quindi decimo fallo, scoglio è il decimo, superato il tentativo di girata di Massimo Tataranni. Attenzione, ruba palla Jimenez, la mette lì proprio per il capitano, gol del Tata. 2:47 da giocare, a due passi proprio, la deve solo spingere questa volta, nulla può Menichetti. Il gol del Tata, quindi cambia ancora la situazione, Follonica 6 Valdagno 4, adesso con 2:43 da giocare. Andiamo un po', attenzione Jimenez, la mette lì, poi Rodriguez non riesce a recuperare, ancora Jimenez, prova Pajares, tiro non va, non riesce la deviazione al volo di Massimo Tataranni, dovrà naturalmente, andrà a fare possesso al limite dei 45, ovviamente Follonica, Gelma Pazzo, va lui! La doppietta per lui, l'autore della terza e della quarta rete della formazione toscana allenata da Enrico Mariotti. 2 minuti da giocare, 2 minuti tondi, Follonica 6 Valdagno 4. Adesso c'è possesso naturalmente da parte dei toscani, che su questo sono decisamente maestri a farci la pallina. Ancora lì di Guillen Trabal, si avventura in uscita, poi va a recuperare, dovrà andare al tiro adesso Follonica, scadono i 45 secondi. Ancora scivola Amato, palla che rimane nelle stecche di Follonica, Pagnini per Paz. Può gestire altri 45 secondi, va al tiro anche Mario Rodriguez. Massimo Tataranni si gira, Tataranni, sfortunata conclusione del capitano, il palo a dire di no al numero 8 Valdagnese, poteva essere un momento importante. Ultimo giro di lancette qui. E anche 40, ultimo time out veloce della partita, 49 secondi. 49 secondi. E possiamo dire che questa sera Menichetti e la porta sono tutto uno. Sicuramente migliore in campo, almeno per noi due. Sì, sicuramente sì, è quello che ha un po' fermato anche le ultime speranze di rimonta. Poi vabbè, naturalmente non andiamo a recriminare su pali e altro, perché sarebbe secondo me poco corretto. Follonica sta portando a casa un risultato molto importante per la sua classifica ed è proprio un'avversaria diretta. Cominciano a complicarsi anche le situazioni nella parte alta della classifica, perché a questo punto anche Follonica può entrare in gioco per il quarto posto, però bisogna vedere la differenza reti. Non so se conta differenza reti, classifica WUS, poi sono tutte quelle scontri diretti, ci saranno un sacco di conti da fare proprio complicate. Sabato nell'ultima di campionato, sabato si gioca la 26esima, questa è la 24esima, ricordo il recupero della 24esima. Ancora
Ancora Valdagno che ci prova, Jimenez lo ferma Marco Pagnini. Il tentativo retroporta, ancora Jimenez dice di no. Pagnini, gelma pazza. Gelma Paz che colpisce Stallone, poi vanno a chiarire tutto a posto. Scontro involontario naturalmente, nel ripartire colpito direttore di gara, 32 secondi bisogna... Francesco Stallone, beh, possiamo già parlare, come abbiamo detto il Falonica porta a casa tre punti estremamente importanti. Arriva anche la Croce Rossa. Adesso naturalmente bisogna già guardare a sabato a Sarzana. Sarzana è una pista difficile dove fare punti è naturalmente difficile per tutti. Con la finalista, tra l'altro finalista in Coppa Italia, finalista in WS Europe Cup, questo... Sarzana delle Meraviglie con Danilo Rampuglia e Ipi Nazar, le scoperte del presidente Maurizio Corona. Ancora Valdagno, caparbiamente avanti, Marc Pajares, stoppata la sua conclusione, ultima pallina sarà del Follonica. Andiamo, no, recupera ancora il Tata, attenzione, il Tata, il tentativo, e ancora Menichetti, a dire di no. Non so, bisogna avere la statistica delle conclusioni in porta, ma sono veramente tante. Quantità di parate stasera di Menichetti. Finisce qui la partita. Follonica sbanca il Palalido. Valdagno alla seconda sconfitta consecutiva sul... Scusate, la seconda sconfitta annuale, non consecutiva perché abbiamo vinto sabato. Passo qui con Viareggio e con Follonica. Dunque Toscane che portano a casa... punteggio, Roberto, Giovanni Menichetti migliore in campo, poi un bel Follonica, Valdagno che la partita è rimasta in equilibrio fino a 5 minuti, 8 minuti dalla fine. Sì, l'ago della bilancia nell'episodio lì con Massimo Tattaranni, purtroppo c'era la possibilità di recuperare, stava spingendo bene il Valdagno, poi logicamente Follonica sa anche come amministrare un incontro. Si porta a casa questi tre punti importanti, moltissime le conclusioni, e penso che Menichetti si merita il premio di migliore in campo questa sera. Molto bene, un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito in diretta da Follonica e da Valdagno, dall'Argentina, a tutti i posti dove studio7hd.com riesce ad arrivare con lo streaming, le riprese di Marco Silvestri, regia di Marco Zen, il supportone di Roberto Bauce. È tutto per noi dal Palalido di Valdagno, da Domenico Tomba. Buona serata, a presto ancora qui con i playoff, perché questo è l'ultimo appuntamento di campionato, diciamo. Per la stagione regolare finisce qua, l'appuntamento è per i playoff. A presto a tutti, buonanotte dal Palalido.